Salve a tutti, ci troviamo presso l'Istituto ITET Vittorio Emanuele III di Lucera in occasione di un incontro organizzato con la presenza della relatrice professoressa Laura Marchetti, che è docente di didattica delle culture e didattica generale presso l'Università di Foggia. Il titolo dell'evento è Rapporto genitori-figli, le braccia della madre, gli occhi del padre. Su cosa verterà, professoressa, la sua relazione? Su questo intricato, drammatico, bellissimo rapporto fra genitori e figli, che non è solo un rapporto fra persone concrete, è anche un rapporto che coinvolge i simboli, le nostre parti inconsce, il nostro senso dell'io, il nostro rapporto con la comunità. Un rapporto intricato dove la figura materna rappresenta la figura accogliente, il paradiso, quel grembo in cui noi siamo stati veramente felici, e dove invece il padre rappresenta l'occhio della distanza, l'occhio della separazione, spesso l'occhio della legge. Come è diverso il rapporto tra madre, l'ha appena detto, però può essere più precisa, l'approccio con i figli dal punto di vista materno e dal punto di vista paterno? Ecco, quanto è diverso questo approccio? Guardi, entrano in gioco tante componenti: la madre, la donna che è in lei, il figlio o la figlia. Madre figlia, ce lo dicono le fiabe e i miti, non è spesso un rapporto facile. Spesso le madri ci amano, ma ci amano male, e forse tanta della storia del dolore femminile dipende da un amore non generoso con la madre, amore che invece la madre ha col figlio maschio. E al contrario, molti rapporti padre-figlio maschio sono rapporti di rivalità, sono rapporti di competizione. Dalla storia di Edipo, ucciso per chi doveva dare la precedenza a un crocicchio, fino a tutte le storie di competizione in cui il giovane soppianta il vecchio. E perché, appunto, come dicevo prima, in gioco sono parti profonde di noi, parti anche oscure, l'inconscio, dice la psicanalisi, e però sono anche le parti della nostra creatività, della capacità di riprodurre la specie, della capacità di stringere legami. Spesso i rapporti con i propri genitori sono conflittuali. Può dare dei consigli per arginare i conflitti nell'ambito familiare? Sì, cattivi consigli, perché un filosofo greco, che era Eraclito, diceva questo ai figli: non siate figli dei vostri genitori. E diceva una cosa che dispiace a noi genitori, e cioè che il figlio a un certo punto, per quanto sia forte questo legame, deve saper trovare la sua strada, la sua autonomia. Una pedagogista che io amo molto, che è Maria Montessori, addirittura questa autonomia la cerca, la chiede ai bambini già di un anno. I bambini devono sapere, e poi gli adulti devono sapere esplorare, trovare la strada da soli, e spesso le madri e i padri, proprio le madri e i padri che amano di più, amano troppo. Si può essere in difetto per poco amore, per indifferenza, ma si può essere anche in difetto per troppo amore, e quindi bisogna avere uno sguardo, degli occhi, delle braccia che sappiano ospitare, ma non nello stesso tempo sappiano incitare al viaggio, a partire, sappiano aprirsi per dare l'autonomia, la responsabilità all'essere umano. Quindi figli, il consiglio che do: figli, ribellatevi ai vostri genitori, anche se poi li recupererete dopo la ribellione con un atto d'amore. Quanto, professoressa, il rapporto con i propri genitori può incidere sullo sviluppo di ogni singolo individuo? Anche qui devo dare una risposta drammatica, ma la dà Dante. Dante, nella Divina Commedia, la prima cosa che chiede a ogni personaggio che incontra è questo, fa sempre la stessa domanda, ha scoperto la psicanalisi: dimmi chi sono i maggior tui.
cioè chiede chi sono i tuoi genitori, da dove vieni, perché Dante capisce come la storia della famiglia, il rapporto col padre e con la madre, il rapporto con la madre che comincia addirittura prima che la vita venisse in vita, cioè comincia un anno prima, comincia nel grembo, come i rapporti con le figure parentali siano indelebili nella costituzione della personalità. Questo è una specie di destino, di copione, dice la psicanalisi, che ognuno di noi si porta, il rapporto col padre e la madre. Però questo destino non è imbattibile, conta la coscienza e la libertà. Quella ribellione è anche la ribellione al proprio destino, cioè la capacità di superare questa impronta che abbiamo avuto, di trovare nuove strade. Ma l'impronta è importantissima e quindi essere padre e madre è veramente una grande responsabilità sulla vita futura. Spesso nell'educazione dei figli i coniugi entrano in contrasto, è problematico tutto questo, com'è possibile evitare? Guardi, questo è un altro problema di quella parte inconscia di cui parlavo prima, cioè spesso la coppia non è capace di affrontare le tematiche legate alla coppia, la caduta dell'eros, la caduta della tenerezza, alcuni conflitti dovuti a una serie di problemi, e si riversa sui figli l'aggressività che non si riesce più a, diciamo, giustamente, perché l'aggressività, io sono una non violenta, ma per essere non violenti bisogna anche esprimere in forme consentite l'aggressività, quell'aggressività che dovrebbe andare sulla coppia si sposta sui figli. Questo spostamento è naturalmente uno spostamento negativo, come ogni altro tipo di spostamento, anche lo spostamento benefico. Spesso i genitori si ammalano di narcisismo, cioè proiettano nel figlio quello che loro non sono stati o quello che vorrebbero essere. È un altro degli errori che non bisogna fare. Anche qui bisogna saper abbracciare, ma bisogna sapere anche aprire le braccia e non proiettare immagini di sé, perché e arrivare invece a un rapporto di verità e di autenticità dove si riconosce come è fatto l'essere umano che hai di fronte, non come tu lo vorresti, ma come è fatto. Quali sono i doveri imprescindibili che i genitori devono avere nei confronti dei figli e i figli nei confronti dei genitori affinché il rapporto sia sempre sereno? Guardi, un dovere dei genitori è l'attesa. Io credo che ogni essere umano abbia diritto di essere atteso in questo mondo, abbia diritto a qualcuno, anche solo una madre, che l'abbia voluto. Perché se un essere umano non è voluto, la sua vita sarà profondamente infelice. E quindi fra i doveri dei genitori, anche di un solo genitore, è quello di attendere il figlio. I doveri dei figli? Non so. So quali doveri ho dato a mio figlio. Una volta, quando era bambino, ha avuto un compito alla scuola elementare di 10 regole che valgono a casa tua. Lui è venuto in lacrime perché non ne trovava neanche una di queste regole, non riusciva a trovare le regole, eccetto una. Due, anzi. Studiare ed essere buoni. Essere buoni con i compagni, essere buoni con gli altri, essere buoni anche con se stessi e quindi automaticamente essere buoni col padre e con la madre. Siamo con la vicepreside Anna Maria Giannini. Perché l'idea di organizzare un incontro che vede come protagonista, come relatrice, la professoressa Marchetti? Sì, abbiamo deciso di organizzare questo convegno sul tema genitori figli perché vogliamo offrire alla cittadinanza e in primis ai genitori dei nostri alunni un'occasione di confronto sulla tematica appunto del rapporto genitori figli. Siamo in questa società caratterizzata da
multiculturalità, uso dei mass media, di tutto, c'è comunque una difficoltà nel sostenere la genitorialità. Lo stesso Freud diceva che il mestiere del genitore è un mestiere quasi impossibile. Possibile perché ci si confronta giornalmente e quotidianamente con delle insufficienze. Insufficienze significa che non sempre il genitore e tutti gli educatori in genere, quindi anche noi stessi docenti, a volte non siamo all'altezza di rispondere a quelle che sono le aspettative dei bisogni educativi. E quindi noi ci troviamo in presenza di alunni che hanno forti potenzialità, ma anche grandi debolezze. Hanno un bisogno di indipendenza, ma allo stesso tempo un bisogno non espresso di attenzione, di cura. E quindi diciamo oggi vorremmo offrire uno spunto di riflessione su come affrontare in una società moderna un'evoluzione nell'educazione che però non trascuri la trasmissione dei valori e di quello che conta, diciamo, poi nella società, in una cittadinanza, in una convivenza civile. Per l'occasione le quinte del CAT, Costruzione Ambiente e Territorio del Turismo, hanno organizzato qualche sorpresa. Sì, hanno organizzato, diciamo, la lettura di brani, dei balletti, diciamo, delle manifestazioni in cui rappresentano in vario modo questa genitorialità e questo rapporto genitori-figli.